Sie sind fantastisch. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone. A Trombone, vedi che con lo scudetto dell'Inter ci stanno un sacco dei milanisti e dei juventini che stanno a piagne, che quest'anno non hanno vinto un cazzo. Giustamente cerchiamo di rendere un po' meno amaro l'amaro calice, eh? Altro che zero titoli. Vedi se mi trovi qualcuno che coppeggia, medaglieggia, che gli famo un regalino pure a loro, dai, eh! Pronto? 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 Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset. Sì, mi dica. Le dico, senta, lei coppeggia? Dalla mattina alla sera. Benissimo, bravo, è proprio quello che stava a cercare. Senta. Sì. Domani? L'ascolto, parli, parli. Le dico, senta, io domani passerò con la troupe di Scrocchignolo televisiva? Sì, sì. A effettuare le riprese della sua attività di coppeggiaio? Sì. In che cosa consiste la sua attività di coppeggiaio? Che ce la coppeggiamo dalla mattina alla sera. Ve la coppeggiate, sì, quindi lei col Graal. Sì. Tutto, lei. C'è anche medaglie, sì, targhe. No, solo coppe lei. Sì. De che cazzo campa, lei non si sa, proprio c'è tanta gente che se compra le coppe, sì. Coppa parmigiana. Sì, minchia, la coppa pancetta coppata. Targhe a Beccafico. Sarde a Beccafico. Targhe a Beccafico. A Beccafica non li fa, che faccio una certa difficoltà ultimamente? No, lo sapevo io. Senta, allora io passo, riprendo lei che se becca la figa. Sì. Delle sarde, lo ricordiamo, ci sono lì la Canalis, eh? Sì. E mentre lei è lì che pascola fregne isolane, io la riprendo e in cambio di questo servizio assolutamente gratuito, io le faccio a titolo di pubblicità sui canali Mediaset sempre, perché siete radicati dalle 8. Gratuita. Come? Ah, lei è Scrocchignolo proprio. Esatto, sono Scrocchignolo, senti. Punto e basta. Punto e basta, sì. No, scrocca. Scrocca, okay. Sì. E scroccia, sto a provare, eh? Il troppo scroppia. A posto. Senta, Storpio de Sorrento, allora io passo domani, riprendo lei che mangia la patata. Sì. Ecco, della sarda, ricordiamo, a Beccafico. E in cambio di questa pubblicità assolutamente gratuita che io le faccio sui canali. Lei che me dà? Una coppa. Bene, mi dica. È appunto. Allora volevo omaggiare gentilmente di una coppa a titolo così del risarcimento morale. Trucciolone. Che è il trucciolone? Braciolone. Che è il braciolone? Un pane lungo. Un pane tipo una baguette, diciamo. Appunto. E come ci si nutre di questo pane lungo? E come si nutre? A pigliare a mosso. A morsi, quindi lei morsica pani lunghi lunghi. Io non morsico, a chi lo do lo morsica. Quindi lei dà il suo pane lungo io da morsicare. Il pane lungo e io a chi lo morsico. E si fa mordere il cazzo, ho capito. Bene, senta, lei c'è la fragrante? Senta. Sì, mi dica. Non la posso più ascoltare. Perché no? Perché coppeggiando, poi sì? È un negozio di coppe. Esatto, io coppe volevo, se no se volevo un paio di scarpe. Le persone qua che ridono a passarmi, mi devo pure fermare, è piacevole. Si vede che lei è un buffone pagliaccio, ridico. No. Sì. Quindi a sto stronzo da te sta chiamando. Quindi lei ha tipo un naso rosso e delle crocette sugli occhi, le scarpone? Sì. Senta, grazie, allora io passo, lei che coppe me dà? La coppe di me. Ma che cazzo si ride, che ci avrà un uncino, ci avrà lei lì. Uncino, pasta e sta qua su un pinch. Pasta e fagioli, sì, senta, allora che coppa me dà? Che coppa me dà? Lei viene che io do un bel coppolone. Un coppolone, bene, com'è costruito, com'è costituito questo coppolone? Un coppolone di pinna. Un coppolone di pinna, diciamo, quindi un coppolone formato da carne di pesce cane? Devo chiudere. Deve chiudere, infatti, perché immagino che col negozio dei coppe se guadagna un cazzo proprio, appunto. Quanta gente vince oggi? Più un cazzo, due cazzo, più un altro cazzo. Bravo Archimede Pitagorico, eureka. Va bene. Senta, Torricelli. Mi dica. Dico, a parte il coppolone de pinna. Il coppolone de pinna, sì. Che me dà? Un corpinia. Un corpinia? Un corpus domini. Le do un colpo di nervo. Un colpo di nervo, aspetti che prendo nota. Colpo di nervo. Più di coppolone di pinna non vediamo qua. Quindi voi tutti col coppolone di pinna alzato lì che vi intrichecate uno con l'altro, eh? Vabbè. Senta, foca monca, allora io passo, mi do un coppolone di pinna e un colpo di nervo che io somministrerò al mio amico milanista e juventino, che quest'anno non hanno vinto una gran coppola di minchia, bravissimo, vedo che mi segue. Va bene, allora io passo intorno a domani, mi raccomando. Bye bye baby. A lei anche poliglotta. Hello. Sì, understand. Omaicele. Understand, omaicele. Ciao. Sì, see you, e vattela più under. Non me la dirò per
This is the zoo, only for you.